Buongiorno a tutti e benvenuti a Pantanello, azienda sperimentale della regione Basilicata e sito archeologico straordinario. Quasi mezzo secolo fa, nel 1974, mi invitò a scavare qui il professor Dino Adamestiano, leggendario primo soprintendente archeologico della Basilicata. Dino, oltre al suo carisma e entusiasmo, aveva un sesto senso incredibile per i siti archeologici e aveva una visione. Oltre due frammenti di tegole, non c'era niente in superficie per indicare quello che stava aspettando sotto. Una serie di scoperte che rappresentano tutti i periodi più importanti nella storia della Basilicata. Sono venuto tutti gli anni con studenti e colleghi del Texas e di altre parti del mondo a scavare, studiare. Ci sono voluti 10 intensive campagne di scavo dal 1974, lavori di scavo eroici seguiti da altri 20 anni di studi da esperti internazionali ed italiani per capire i risultati, e usciranno quest'anno 3 volumi di circa 1800 pagine sul santuario di Pantanello, e raggiungeranno altri 10 nella collana The Cora of Metaponto, che hanno vinto prestigiosi premi in Italia e in America. Molti dei risultati di questi lavori sono stati già pubblicati in riviste italiane e in un libro, La scoperta del territorio rurale greco a Metaponto. Per tutti questi lavori di scavo, di studio, di restauro, di manutenzione, abbiamo avuto preziosi aiuti dalla regione, da enti e persone locali, giovani e studenti e professori da università del sud. Pantanello è anche un centro di ricerca per l'agricoltura moderna e quella di antica. Con l'aiuto dei bravi operai di Bernalda e di Monti Scaglioso, abbiamo portato alla luce un sito preistorico con la prima evidenza dell'agricoltura non solo in Basilicata, ma probabilmente in tutta l'Italia, sotto metri di terra alluvionale e sotto acqua costantemente, un impedimento che richiedeva attrezzature speciali e costose per mettere uno scavo scientifico. Le condizioni anaerobiche della zona della sorgente hanno conservato un'incredibile quantità e varietà di resti di piante, seme, frutta, foglie, legni, pollini che sono vissuti 2400 anni fa. Non esiste un altro sito greco o romano da nessuna parte con queste evidenze delle culture. Come potete ben capire, il nostro successo qui non sarebbe stato possibile senza sacrifici, milioni di dollari, quasi tutti contribuiti da cittadini statunitensi che credevano nel valore della ricerca umanistica. Come Dr. David Packard, uno studioso della lingua greca con una passione per l'archeologia, specialmente dei greci dell'Italia meridionale, che ha reso possibile tutto dal 1999, scavi, borse per i ricercatori italiani e stranieri, la creazione con una convenzione dalla regione del centro nostro qui a Pantanello. Oggetti di grande valore storico e bellezza sono usciti dagli scavi a Pantanello. Molti potete vedere e godere nel Museo Nazionale di Metaponto, come per esempio questo vaso attico con una rappresentazione del dio Dioniso e sua madre, Semele. O questo specchio con una scena incisa sul bronzo della morte del cacciatore Attione. Questa in breve è la storia di Pantanello. E ora arriviamo alla ragione perché siete venuti qua oggi, una delle giornate fai del 2017. Perché rischia di essere compromessa o in parte distrutta la zona archeologica di Pantanello dalla costruzione di un inceneratore di immondizie proprio davanti al santuario, dove rimangono sotterrati, come sappiamo, altri resti di strutture greche. Perché questa zona
non è stato vincolato dalla soprintendenza. È un mistero e non è l'unico mistero. Io che opero nella zona dal 1974 in stretta collaborazione con la soprintendenza, ho saputo dell'inceneritore solo nel giugno del 2016, quando la giunta comunale ha votato contro, un voto recentemente annullato dalla Corte TAR. Ero forse l'unica persona in tutto questo che non sapeva nulla di questo progetto, probabilmente per buone ragioni. L'avrei combattuto con tutte le mie forze. Da allora mi sono messo in azione, cercando alleati tra enti e persone. Così mi sono rivolto a Maria Xenia Doria, che ha chiamato l'attenzione dell'Organizzazione Nazionale della FAI al problema. I tre volumi sul santuario usciranno quest'anno. Ora questi scavi e le evidenze saranno pubblicati per tutto il mondo da vedere e sarà ben evidente che le autorità hanno dato permesso di costruire una fabbrica proprio sopra a un sito archeologico molto importante. Non è la prima volta che questa punta del Metapontino è stato minacciato con la distruzione. Quando sono arrivato a Pantanello nei primi anni 70, Dino Adamastiano fu offerto una grande somma di denaro e una villa in Svizzera per firmare un nulla osta come soprintendente archeologico alla costruzione della liquichimica per la foce del Basento. Avrebbe portato benessere, posti di lavoro, secondo i suoi promotori. Dino ha detto no e non fu fermato, così risparmiando il Metapontino di un futuro simile a quello di Taranto, evitando un'industria inquinante e fallimentare. C'erano e ci sono ancora due visioni per il Metapontino, e per Metaponto, e per Bernalda, e per il sud d'Italia. Quello dell'industrializzazione con la promessa di posti di lavoro, ma con grave conseguenze per l'ambiente e la salute della popolazione. E quello dell'agricoltura e turismo, articolato da Dino Adamastiano e altre persone illuminate. Questa seconda ha prodotto già risultati tangibili, posti di lavoro nei ristoranti ed alberghi dei paesi della zona, come a Bernalda, e le città come Matera. L'Italia meridionale appare regolarmente nelle sezioni turistiche dei più importanti giornali americani, come il New York Times, e anche quelle di Londra, come il Financial Times. Spesso sono servizi sulle masserie e gli agriturismi del sud. Senza monumenti e paesaggi, Matera non sarebbe diventata capitale culturale d'Europa. La visione dell'Italia meridionale, giardino e meta turistica, è uno in cui possiamo investire con entusiasmo, sicuri che sarà goduto anche dai nostri figli. Chiedo il vostro aiuto e quello della FAI per proteggere Metaponto, storica e archeologica, incluso Pantanello.